Amici di Serapeo, ben trovati ad una nuova puntata del canale YouTube dedicato interamente alla storia. Nell'episodio di oggi andremo alla riscoperta di un personaggio italiano poco noto nel nostro paese, ma estremamente famoso in Estremo Oriente, soprattutto in Cina, dove gode di grande spessore culturale e intellettuale ancora ad oggi, a oltre 400 anni dalla sua scomparsa. Parliamo di Matteo Ricci, in cinese Lima Du. Matteo Ricci nacque nelle Marche, in pieno regno pontificio, nel 1552. Come si può facilmente intuire dall'abito indossato, apparteneva all'ordine religioso dei Gesuiti. Si formò nella prestigiosa Università Portoghese di Coimbra. Con una missione portoghese salpò poi per le Indie nel 1578 e 4 anni più tardi entrò con la medesima missione in territorio cinese, più precisamente a Macao, allora una delle poche città in cui era consentito agli stranieri accedere e soggiornare. Il resto del paese, infatti, era loro interdetto, alimentando fantasie di ogni genere su quel vasto territorio allora poco conosciuto. La missione portoghese iniziò dunque a convertire centinaia di persone al cattolicesimo, grazie alle numerose scuole che i padri gesuiti fondavano nelle città del sud della Cina. L'impero cinese stava allora attraversando un periodo di intensa crisi a causa delle invasioni del nord dei popoli Manciù, che avrebbero presto conquistato il potere e l'avrebbero mantenuto fino al XX secolo, quando l'ultimo imperatore venne destituito. Nelle campagne, nel frattempo, le masse contadine pativano la fame per una serie di carestie, a cui il potere centrale, oramai interamente in mano ai mandarini, cioè ai funzionari imperiali, era impossibilitato a dare una risposta. Data la forte instabilità politica, spesso i padri gesuiti furono arrestati dai governatori locali con l'accusa di corrompere i costumi tradizionali cinesi. Ricci quindi coniò un motto che diventò ben presto il suo programma politico: farsi cinese in Cina. Come era tradizione locale, iniziò a farsi trasportare in lettiga da servitori e a vestire secondo la moda cinese dell'epoca. Inoltre, cinesizzò il suo nome, che divenne Lima Du. Per questo motivo, nell'iconografia classica, Matteo Ricci appare sempre vestito come un saggio orientale, ma con alle spalle immagini cattoliche di santi e crocifissi. Uno dei suoi più grandi meriti è stato quello di aver saputo coniugare l'immenso patrimonio culturale occidentale con il millenario bagaglio culturale orientale, presentando il cristianesimo come una semplice filosofia di vita in accordo con la religione ufficiale cinese, e rifiutando ogni pretesa di superiorità della cultura europea sulla cultura cinese. Grazie all'amicizia con l'astronomo Ku Tai Su, Ricci venne introdotto ben presto a palazzo, all'interno della città proibita. Tra le principali innovazioni tecnologiche da lui importate, ricordiamo l'uso dell'orologio, fino ad allora sconosciuto in Oriente, e approfondite conoscenze di geografia e cartografia, tanto che l'imperatore stesso era solito tenere una cartina geografica disegnata da Ricci appesa in bella mostra nella stanza del trono. Per fare tutto ciò, Ricci studiò approfonditamente la lingua cinese, tradusse molti libri occidentali in questa lingua e iniziò ben presto a tramandare le sue conoscenze ai dotti orientali. A lui si deve la fondazione dell'Osservatorio Astronomico Imperiale Cinese, che ancora oggi conserva gelosamente gli strumenti importati dallo studioso italiano. Matteo Ricci si spense nel 1610, e gli venne conferito l'onore massimo, essere sepolto all'interno della città proibita, privilegio di solito concordato solo agli imperatori e ai funzionari imperiali di altissimo rango.